Bentornati a una nuova puntata di Eco TV Racconta. Anche oggi scopriremo insieme nuove storie. Se siete pronti, possiamo cominciare. Sabato 17 e domenica 18 giugno, all'interno della Reggia di Venaria in Piemonte, si è svolta l'ottava edizione del concorso internazionale di attacchi di tradizione La Venaria Reale. È organizzata dal Consorzio La Venaria Reale in collaborazione con il Parco La Mandria, grazie al gruppo Italiano Attacchi, che ha portato all'interno del Parco Reale carrozze di pregio, cavalli splendidi ed equipaggi eleganti per l'assegnazione dell'ottavo premio La Venaria Reale 2023. Ce lo racconta in due puntate Elisabetta Busso e i protagonisti. Carissimi amici di Eco TV, ben ritrovati. Oggi sono in un posto meraviglioso, veramente eccezionale. Ho il piacere e l'onore di essere alla Reggia di Venaria, nei Giardini Reali, un posto veramente magico, un luogo che ha fatto la storia dell'Italia. Ma non siamo qua per parlare di storia, ma siamo qui per parlare di attacchi e di carrozze e ovviamente di cavalli, perché oggi qui si svolgerà l'ottavo concorso internazionale di attacchi e tradizione. Che cos'è, qualcuno di voi se lo chiederà? Ebbene, allora noi in queste due puntate andremo a spiegarvi il dietro le quinte e poi anche il davanti, il grande spettacolo che possiamo vedere tutti. E allora, grazie a una serie di interviste che abbiamo realizzato, insieme andiamo a conoscere gli attacchi di tradizione. Abbiamo il piacere di essere un po' con il padrone di casa, ecco, chiamiamolo così, perché siamo in compagnia dell'avvocato Chiappero, che è il presidente dei Parchi Reali e quindi significa La Mandria, Venaria Reale e Stupinigi. Quindi lei ha delle belle location, se lo faccia proprio dire. Sì, diciamo, io sono un po', come dire, il giardiniere, nel senso che dietro Venaria, che è questo magnifico, questa magnifica reggia, c'è ovviamente tutta la Mandria, che è il più grande parco cintato d'Europa, con dentro delle bellezze incredibili come Borgo Castello, Villa Laghi, tutta una serie di edifici che Rubianetta stessa, che sono meravigliosi, in un'estesa di alberi, di acqua, di cose naturali meravigliose. Noi siamo orgogliosi e ringraziamo ovviamente gli organizzatori di scegliere la Reggia di Venaria e il Parco della Mandria per una così importante manifestazione. La Mandria potrebbe essere sfruttata molto meglio dal punto di vista, diciamo, delle gare, dei concorsi di carattere, insomma, per quel che sono soprattutto i cavalli. Ma ci vorrà un po' di tempo, ma ci arriveremo, insomma, cercheremo di mettere a posto le cose in modo tale che non soltanto la reggia e la gara degli attacchi alla Mandria siano un momento importante, ma ci siano altri momenti importanti nel corso dell'anno. Siamo in compagnia di un amico, perché ormai Eco TV, insomma, sei quasi di casa, Adamo Martin. Ciao Adamo. Grazie, ciao Elisabetta. Allora Adamo, senti, tu sei un esperto, un massimo esperto in quello che sono gli attacchi di tradizione. E allora con te io voglio che mi racconti bene tutto quello che accade il giorno prima della gara e al mattino prima della gara, perché so che c'è un lavoro molto certosino e molto importante. Sì, hai detto bene, è un lavoro molto importante perché praticamente l'80% del risultato della presentazione, cioè della prima delle tre prove che si tiene il primo giorno, è quasi tutto fondato sul lavoro che si fa prima.
in presentazione uno raccoglie i frutti di quello che ha fatto sia i mesi prima, ok, ma specialmente il giorno prima e i minuti prima della presentazione. È importantissimo avere tutto quanto molto molto pulito, un'attenzione quasi maniacale alla pulizia dei finimenti, alla pulizia della carrozza, alla pulizia del cavallo soprattutto, anche a volte in quei piccoli particolari che chi non è all'interno di questo mondo non riesce a capire. E tante volte è proprio quello il bello della tradizione, no? Che ha tutto un aspetto del dietro le quinte diverso dal resto del mondo dell'equitazione. Ed è anche particolare se piace quel genere di... Ma è vero che ci può volere anche un'ora pulire un cavallo? Beh, in realtà se uno ha fatto un buon lavoro i giorni prima ci può volere anche solo un'ora. Solo un'ora? Cioè, spiegami questo. No, nel senso che comunque noi quando abbiamo la start list dobbiamo sempre regolarci in maniera che almeno un'ora prima inizi a preparare il cavallo. Ma in realtà il grosso del lavoro l'hai fatto la sera prima e i giorni prima, altrimenti un'ora non basta. Non ci si improvvisa per un concorso di eleganza. L'equipaggio, la carrozza, i cavalli, i passeggeri, i groom debbono rispettare regole precise che sono quelle della tradizione, ossia il migliore equipaggio è quello che proprio alla precisione rispetta tutto ciò che si usava in un'epoca che poi non è così lontana. Possiamo fare qualche esempio: i vestiti dei passeggeri, i vestiti del guidatore, del driver, i vestiti del personale di servizio, ossia dei groom, devono rispettare non solo l'epoca, non solo il tipo di carrozza che viene usato, non solo il tipo di finimento che viene messo al cavallo, ma anche i colori, per esempio, che vengono utilizzati sulla carrozza, o meglio i colori della famiglia nobiliare, dello stemma della famiglia nobiliare che loro rappresentano o portano come passeggeri o come proprietari. Quindi è tutto uno studio minuzioso, lungo da descrivere, che deve essere rispettato. Chi maggiormente rispetta queste regole e le conosce, le applica, chiaramente vince un concorso di eleganza. Le carrozze che vengono utilizzate nei concorsi di eleganza sono pezzi originali, dunque sono beni culturali, così come li definisce la legge italiana, e sottoposti alla vigilanza appunto del Ministero dei Beni Culturali. È un po' come se uno portasse a spasso un quadro di Caravaggio. Un'epoca che è stata, contrassegnata dall'eleganza, è vero, di pochi, perché pochi potevano permettersi questi meravigliosi mezzi di trasporto, però è un'epoca che è stata contrassegnata da questo tipo di eleganza, dove è nato il Made in Italy. Praticamente molte signore italiane che invece di comprare belletti, cappelli, merletti all'estero, in particolare a Parigi, hanno iniziato a comprarli in Italia, hanno creato il primo Made in Italy, il primo, come dire, scalino perché la moda italiana avesse quel riconoscimento che poi ha tutt'oggi nel mondo. È nato 23 anni fa a Cesena, Amazzone lei e driver lui, Carlo Pellegatti ci racconta un'altra storia di vita familiare che ha come comune denominatore il cavallo. Michela Rossi e Salvatore Valentino tra sogni, corse e scuderia.
Non è la prima volta che EQTV racconta di una vita familiare con un meraviglioso denominatore comune, il cavallo. Oggi sono qui alla Maura perché c'è Michela Rossi, Salvatore Valentino, da 23 anni insieme, ma non solo col denominatore comune il cavallo, ma ovviamente anche l'amore, ovviamente. Allora sono qui, chiedo a Michela Rossi, poi chiederemo della tua vita professionale, quando è nato l'amore e perché per Salvatore Valentino. 23 anni fa io ero fissa a Cesena e Salvatore venne a fare la stagione estiva, quindi ci siamo conosciuti lì. Che cosa l'ha conquistata? Cosa l'ha conquistata? La sua bellezza. Forse all'epoca. E invece che cosa l'ha conquistata di Michela Rossi? Ma innanzitutto la bellezza, che lei è molto bella, anche ancora adesso. Ma diciamo che era il suo modo di fare, la sua semplicità, e così poi piano piano è nato quello che è nato, insomma. Quando parliamo di Michela Rossi, parliamo di una gentleman driver, perché si dice così, mi hanno detto, né amazzo né più galoppo, gentleman driver più importante e più vincente d'Italia, oltre 300-400 corse, ma soprattutto questo passaggio tra i professionisti. Allora, innanzitutto, come è nato questo passaggio? Chiaro, per il numero di vittorie è ovvio, ma poi? Era uscita la legge che si poteva guidare nei professionisti con i cavalli di proprietà dopo i 150 primi. Io li avevo già fatti e quindi ho iniziato, insomma, a guidare. Ovvio che io ho sempre detto, a qualsiasi persona me l'ha chiesto, noi gentleman abbiamo un modo diverso di guidare, quindi sicuramente più amatoriale e meno professionale. Come si è adattata? Ma adattata mi sono adattata, perché comunque guido abbastanza e lavoro comunque con i cavalli, quindi capita che abbiamo due cavalli nella stessa corsa e quindi li guido volentieri, però se posso evito. Ah, se può evita, però una volta non ha evitato e li ha, tra virgolette, martellati qui a Milano. Ci ricorda la corsa? Sì, Salvatore dice abbiamo due cavalli nella stessa corsa, io mi guido Osiride e tu ti guidi Uragano. Però onestamente il cavallo più in forma era Osiride Ron, che guidava lui. Invece poi è andata a finire che Osiride quel giorno non stava benissimo e vinsi io con Uragano Spritz. Quindi battendo i professionisti. Ovvio. A San Siro, Scala del Calcio. Sì. È la sua più bella vittoria. Sì, diciamo di sì, perché comunque è anche il mio cavallo del cuore. Quindi sì, sono sempre soddisfazioni. Occhio che sprinza a centropista, ancora in vantaggio Vortex Va, Van Gogh di Velti sul passo, si libera Uragano Spritz, è stanco Vortex Va, di dentro Van Gogh, poi Uragano Spritz, tre in linea sul traguardo, il successo di Uragano Spritz. Arriva Milano e colpisce Michela Rossi con Uragano Spritz, che è quello che doveva essere più debole della scuderia. Colori della stessa Michela Rossi, il training di Salvatore Valentino. Una vittoria che Salvatore Valentino dedica alla moglie, mettiamola così. Quella con Easy Pan. Allora, a Follonica, in due tris, a distanza di 15 giorni, bello. Ne ha vinte tutte e due. Venendo da fuori. Non ancora la pelle d'oca a parlarne, per il modo in cui l'ha vinte. Lei era una femmina, ma ha corso come un maschio, dalla partenza all'arrivo di fuori al battistrada, demolendolo e vincendo su una pista di Follonica che all'epoca non era velocissima come adesso. E fece all'epoca 12-8 a destra. E mi viene ancora i brividi quando ne parlo, perché comunque è una cosa che ci ha dato tantissime soddisfazioni, l'abbiamo portata anche in Francia. E diciamo che lei è stata negli ultimi 10 anni la regina della nostra scuderia. Ecco, ha ricordato una vittoria importante tra i professionisti, e invece una vittoria che ricorda tra i gentlemen, mi sembra che abbia vinto il campionato? Sì, ho vinto 2 anni il campionato italiano femminile, una batteria era a Napoli nel 2018 e l'altra nel 2020. Si presenta in testa Vampiri AG Font e c'è lo scatto di Veronese al suo esterno. Veronese va deciso all'attacco di Vampiri AG Font, che tenta ancora la difesa, ma Veronese passa nel finale. Servito da schema sicuramente propizio, Michela Rossi comunque molto brava. Qual è la sua rivale a livello femminile, ma ovviamente sportivamente parlando? Ovvio che quando viene la Villani, che alle volte, che alle volte viene al nord, comunque lei ha sempre i cavalli molto pronti e poi comunque molto brava, però direi lei più che altro. Battere la Villani dà soddisfazione. Sicuramente. Vittoria di Elena Villani. Un cavallo che spera che faccia un saltino di qualità ancora. Ma ne abbiamo uno in particolare che è francese, non è nemmeno italiano, però è un cavallo anziano. Sta dimostrando di andare fortissimo, si chiama Eclair Magic.
sta andando forte, il cavallo ci sta dando molte soddisfazioni, è un cavallo che è stato preso insomma dalla Francia che non era proprio l'abbiamo riportato insomma a dei livelli abbastanza, abbastanza alti. Ci fa sognare ecco, di poter correre addirittura un gruppo 3 se fosse, ecco, se riusciamo a portarlo ancora più su di quello che è. Il successo di Eclair Magic, Antonio Di Nardo per il training di Salvatore Valentino, i colori di Davide Montanari. 23 anni insieme, che regalo vi vorreste fare per il 2025? Un cavallo, una vittoria? Ma onestamente gli ho detto che per i 25 anni di fidanzamento vorrei andare a fare una crociera, perché lui è sempre stato il suo sogno e il mio no. Quindi ho detto, vabbè, per 25 anni forse riesco a farti realizzare questo sogno. Io volevo parlare di cavalli, però la portiamo in crociera. Ma mi dica allora, per concludere, quale sarebbe? Caraibi, crociera mediterranea? Per esempio, posso suggerirvi una cosa? Crociera sul Nilo. Ecco, potrebbe essere, perché a dire la verità non avevamo pensato a nessuna destinazione. Allora, dall'agenzia di viaggi Carlo Pellegatti su EcoTV vi saluto con Valentino e Michela Rossi, ancora grazie e complimenti per questa unione felice nel nome del cavallo che dice di sì. Fiero discendente di una dinastia che ha fatto la storia del galoppo italiano, una carriera iniziata come fantino e grandi successi che lo hanno portato a vincere per 2 volte anche il titolo di Italian Champion Jockey e una seconda parte di carriera come allenatore di puro sangue e non solo. La storia di Edmondo Endo Botti, che si racconta a cuore aperto al microfono di Nicole Fenzi. Segreti e tante le curiosità che possiamo scoprire oggi qua nella tenuta della Razza Latina, e siamo venuti a trovare Endo Botti seduto proprio alla sua scrivania, nel suo ufficio, nel posto che racconta meglio di qualsiasi altra cosa la sua storia. Ciao Endo. Ciao Nicole. E allora, qui siamo nel tuo regno, Endo, nel tuo ufficio, il posto dove ci sono raccolti circa 30-40 anni di vita? Eh sì, diciamo dagli inizi della mia carriera da fantino a quando poi ho iniziato la carriera da allenatore. Questo è il posto dove spesso mi siedo a riflettere, è l'unico posto che mi lascia un pochettino tranquillo e insomma qui possiamo vedere, ci sono le fotografie. Questa è la mia prima vittoria di gruppo 1 da allenatore con Jack Alberi nel Gran Premio di Milano. Questo era il primo gruppo 1 che vincevo io, era il primo gruppo 1 che vinceva Fabio Branca. E ci siamo tolti una bellissima soddisfazione, è stata una bellissima gioia. E poi possiamo vedere, qui ci sono altri tre cavalli del cuore, cavalli che comunque hanno fatto per la mia carriera curriculum, diciamo. Questo era Monti nel di Capua, gruppo 1, questa fu la corsa che poi ci lanciò ad Hong Kong a correre il mile, dove arrivamo terzi. Questa sotto è la fotografia di Awel Marduk quando vinsi il derby, anche qui ero a 40 contro 1 e nessuno ci credeva, siamo riusciti a vincere un derby. E poi sotto un altro dei miei cavalli del cuore è proprio Electrocutions, che è quello con giubba rossa. E è stato un gran cavallo, qui vinse il Gran Premio di Milano nella mia città. Quindi insomma, ho avuto la fortuna di vincere da fantino sia il derby che il Gran Premio di Milano da fantino e da allenatore. Qual è il cavallo più forte che hai montato? Ma io credo che i due più forti, perché non voglio far torto a nessuno, sicuramente sono Ramonti e Electrocutionist. Erano due cavalli speciali, mancava solo la parola ed erano veramente fenomenali. Quale tra tutti i fantini Endo che hai incontrato in corsa è stato quello che più ti ha dato del filo da torcere? Ma io
penso sicuramente Mirko De Muro. Mirko De Muro, a un certo punto a Milano eravamo io e lui, e lui montava per Grizzetti, io montavo per la mia famiglia, mi stava quasi facendo impazzire perché non riuscivo mai a capire se mi mettevo dietro non arrivavo a batterlo, se gli andavo davanti lui mi batteva. Devo dire che lui era più bravo di me, anche perché aveva una dote che altri fantini credo in pochi hanno. Era un istintivo, era uno che magari davi un ordine faceva un'altra cosa, era proprio nato per fare quel mestiere, aveva la statura giusta, non gli mancava veramente niente per fare quel mestiere, e credo proprio che sia stato Mirko De Muro. Vediamo anche tante foto che ti vedono vicino a Cristiana, una storia d'amore nata all'interno dell'Ippica, una storia d'amore che vi ha portato davvero lontano, avete unito oltre che due cuori, due professionalità per raggiungere obiettivi importanti. Sì, facevo ancora il fantino, Cristiana faceva un altro lavoro, lei preparava, era consigner, preparava i cavalli piccolini, insomma gli yearling per le aste che venivano presentati a Settimo Milanese, e insomma quando a un certo punto ho deciso di smettere di fare il fantino abbiamo deciso di iniziare a lavorare insieme e la nostra carriera è partita da lì. Sei stato tu a decidere di fare l'allenatore, Endo? Ci hai pensato o è stata una strada quasi obbligata la tua? Ma sicuramente è stata anche una strada obbligata, nel senso che comunque ho smesso di fare il fantino che ero ancora giovane, non mi sembrava il caso di andare in pensione. La scelta di smettere giovane di fare il fantino è stata anche perché, a parte che ero ancora bravino quando ho smesso, mi piaceva farmi ricordare come fantino che aveva vinto due scudetti, che aveva vinto gran premi, che aveva vinto derby, e non come fantino che insomma nella sua in fase calante. La stessa scelta che ha fatto Frankie dicendo che insomma a fine 2023 avrebbe appeso la sella al chiodo, Andy. Esattamente. E insomma quando poi invece abbiamo iniziato a fare allenatori ero abbastanza giovane, siccome il mestiere era abbastanza duro bisogna secondo me non essere troppo attempati per poter iniziare, ecco. Tu vieni da una famiglia ippica importante, insomma tuo padre, tuo zio sono persone che hanno in qualche modo scritto la storia dell'ippica e che l'hanno anche cambiata, Endo, sotto certi aspetti. Però è anche vero che oggi hanno un modo di viverla vecchio, non per dire che è passato, però vecchio perché diciamo rimasto a quelle che erano le esigenze di diversi anni fa. Da loro hai preso la base e portato poi quelle innovazioni che servono oggi? Quando mi parli di evoluzione è questo che intendi? Ma sai, io credo che tantissimo ho potuto e ho avuto la fortuna di poter apprendere da loro. Poi c'è stato un qualche cosa che magari è stato modificato, ma non è detto che sia giusto quello che io ho modificato. Io mi trovo bene in un certo modo, cerco di portare avanti e di sposare la mia idea. Ci si confronta molto anche con Cristiana per quanto riguarda delle volte l'allenamento di qualche cavallo, la preparazione. Abbiamo una pista privata che ci consente di poter fare allenamenti diversi rispetto a quelli che possono fare altri, e quindi si cerca di dare il meglio e di non far mancare niente ai nostri cavalli. Avete investito molto anche su quello che riguarda la parte dell'alimentazione? Sì, prendiamo appunto questi mangimi che arrivano dall'Inghilterra, sicuramente costosi, però noi ci troviamo bene, abbiamo trovato il nostro insieme tra alimentazione e allenamento, i cavalli stanno rispondendo molto bene, abbiamo iniziato la nostra carriera con questi e penso che finiremo la nostra carriera con questi, con nessuna idea di cambiare e di andare avanti in questa maniera. Se ti dovessi chiedere il segreto per riuscire a realizzarsi nel proprio lavoro, quindi oggi nel tuo lavoro di allenatore, qual è? Sicuramente costanza e determinazione, cioè non credo che possa esistere nient'altro
Bisogna essere sempre sul pezzo, bisogna sempre. È un lavoro questo che ti vuol vedere tutti i giorni, ecco. Non è un lavoro che si può fare né per telefono né stando su un'isola deserta, ecco. Quindi, ed è quello che ha fatto la differenza, credo, anche nella mia famiglia e per i risultati che hanno avuto, ecco. Oltre ad essere stati bravi, avevano anche questa determinazione e l'hanno avuta tante volte, penso, tuttora, 70 e rotti anni, fanno questa vita. Tante volte mi chiedo, ma come farò io ad arrivare a quell'età a fare questa vita? Perché comunque è una vita veramente dura e ho 20 anni meno di loro. È facile sorridere e gioire quando arrivano le vittorie, quando ci sono i momenti di gloria, ma nei momenti invece di buio, nei momenti dove arrivano le sconfitte, nei momenti magari di delusione, dove ci sono dei cavalli nei quali credevi che non hanno dato la performance che immaginavi, quali sono le reazioni? Come ripartite di fronte a una sconfitta? Diciamo che i viaggi di ritorno a casa sono veramente i più tremendi, perché comunque quando torni senza non aver vinto neanche una corsa, senza, con qualche delusione, qualche amarezza di qualche cavallo che ha deluso le tue aspettative, sicuramente sono veramente difficili. Però bisogna, secondo me, fermarsi a pensare per quale motivo e cercare di capire le cause. Se ho sbagliato qualche cosa nella preparazione, se è stato sbagliato, se c'è stato un giorno no del tuo cavallo, se il fantino può aver sbagliato l'interpretazione, il terreno, cioè ci sono tanti punti di domanda quando le cose non vanno bene, e cercare di capire non è mai semplice, soprattutto se torni a casa e trovi il cavallo che è in piena condizione, lo vedi che sta bene, ti chiedi che cosa può essere successo. Però sicuramente è facile gioire quando le cose vanno bene, tante volte è difficile tirarsi su quando le cose non vanno per il meglio. La gestione con i proprietari, quindi le pubbliche relazioni, piuttosto che il raccontare anche, ne avete tanti i proprietari in scuderia, quello che accade ai loro cavalli quotidianamente. Ma senti, sicuramente avvengono di più le pubbliche relazioni quando siamo fuori dalle corse, perché in corsa siamo abbastanza burberi, direi, sia io che Cristiana, perché abbiamo molta tensione addosso, magari non risultiamo tanto simpatici in ippodromo, perché comunque la tensione si taglia col coltello. Però abbiamo la possibilità, insomma, fuori dalle corse cerchiamo di dividerci le responsabilità, i proprietari, c'è quello che magari parla più volentieri con Cristiana, c'è quello che parla più volentieri magari con me, diciamo che si cerca di accontentare tutti, di dare delle spiegazioni a tutti e soprattutto di spiegare ai nostri proprietari i programmi dei loro cavalli. Essendo stato fantino Endo, quanto riesci a capire i fantini che ti danno delle spiegazioni magari quando scendono da cavallo, quando cercano di trovare delle scuse e quando invece realmente ti dicono la verità? Ma sai, è più difficile raccontarmi delle bugie, voglio dire, dopo una corsa, dirmi qualche cosa, perché comunque sono tutte situazioni che, bene o male, avendo vinto 1500 corse, ho vissuto in tutte le sfaccettature. Quindi tante volte se trovo di fronte a me un fantino che mi dice qualche cosa che veramente non sta né in cielo né in terra, sto zitto, ma non mi faccio una buona opinione. Preferisco il fantino che scende, come magari ero anch'io, ho sbagliato, mi dispiace, e si parla di dove è stato l'errore, piuttosto al fantino che pensa e vuole aver ragione, ecco. Quindi sicuramente ha influito tanto, e sicuramente è stato per me un grandissimo vantaggio poter allenare cavalli che insomma, mi sono trovato in situazioni simili quando facevo il fantino. Ho la fortuna di aver fatto quell'esperienza e quindi so di che cosa si sta parlando quando alleno un cavallo, quando qualcuno mi dice qualche cosa riguardo un cavallo.
Le tue soddisfazioni sono veramente, le vostre soddisfazioni sono veramente tante. La recente vittoria del derby, ma tante corse di gruppo portate a casa. Qual è la corsa che vuoi vincere, dove vuoi arrivare? Ma le corse sono tutte belle da vincere, anche perché io penso che ogni cavallo debba vincere nella propria categoria e è già una soddisfazione vincere. Poi di sicuro parlare di King George, parlare di Arc, oddio, era un sogno anche il derby, quindi è arrivato, quindi continuiamo a sognare, chissà mai che arrivi un giorno anche una di queste due corse. Siamo arrivati al termine di questa puntata, ma noi vi aspettiamo sempre qui a EcoTV Racconta.